Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Sekiro Shadows Die Twice. Ok. Zitti zitti. Ho preso il lato giusto, raga. Che culo. Bella lì. Vabbè, dobbiamo entrare qua. Merda, quanti cazzo ce n'è? Direi parecchi. Allora, che giro fanno? C'è anche una tipa con una specie di lume. Ok, con calma. Siamo proprio all'interno di una guarnicione qua. Merda. Merda, via. Ci ha sentito qualcuno? La vecchia non so se è da uccidere, raga, ma io credo di sì. Ma qua giù si può scendere? Allora, abbiamo visto la guardia che andava di qua. Merda. Porca troia, ha sentito il coso. Bisogna fare attenzione a sti cosi qua. Ste stuoie, che cazzo sono? Altre compresse. Bene. Che possiamo andare in alto. Opterei per l'altezza, raga. Opterei per farci sgamare, praticamente. Vabbè, ma c'era della roba interessante qua. Confetto di ganci. Dai, torna a riposare, Ezio. Non è che possiamo attaccarlo dall'alto, lo stronzo. Abbiamo. Sa che sono tosti quelli. Ma facciamo così. Niente, c'è una vista allucinante. Porca troia, qua dovevamo utilizzare, va bene, la tecnica. Aia, stronzi. Ah, ma qua si spacca proprio. Le pareti si spaccano. Aia. Sono tosti, raga. Va bene. Vabbè, ma che cazzo è? Ok ragazzi, sono resuscitato e ammazzo lo stronzo di merda perché è veramente tosto. Ma non è che noi riusciamo a far scomparire sto cazzo di... Perché sono tutti veramente più tosti sti cazzo di cose. Demone della campana. Ok. Vai a fanculo. Fardello rimosso. Che cazzo. Abbiamo ucciso Falena con il demone della campana. Fate un po' voi. Oggetto. Ferro, questo ci serve per potenziare. Il confetto di Hako.
Qua c'è altro? No. Possiamo andare su però. Direi che affrontiamo i due stronzi dall'alto, raga. Che dite? Effetto sorpresa? Piacerebbe ammazzare sto qua, a me. Lo vedo un po' più pericoloso. Però mi sa che non ho alternative. No, forse questo qua no, no, non è di quelli pericolosi. Ma che cazzo? C'è qualcun altro? Ok, quello è più pericoloso. Ma la vecchia? No, ragazzi, ce n'è troppi. Voglio tornare su. Ok. La vecchia stava cercando di scappare, poverina. Ammazziamo dopo. Ok, raga, come potete vedere, ho dovuto riavviare perché sono schiattato malamente. Sto fottendo facendo avanti e indietro. Bene o male, da sto buco qua. Via di qua. Non so quanti ce ne sono ancora, ma mi pare che. Infatti. C'è ancora uno qua. Me ne sono rimasti due di là. No, non venire di qua, non venire di qua. Bella lì. Ok, ce li abbiamo dai maroni. Dai, girati e vai. Non mi vuole fottere sto qua. Rimasto l'ultimo. Ok, abbiamo ripulito la zona, raga. In maniera un po' rocambolesca, però. Dobbiamo anche, secondo me, vedere questa sezione qua, qua in basso. Perché vedo che ci sono degli omini, però io proseguirei di qua un attimino. Magari becchiamo anche un idolo dello scultore, giusto per salvare. Ah, abbiamo un. Sia idolo dello scultore che una visione. La Emma, dimmi, cosa ha ridotto così quest'uomo? Le acque del ristoro, ecco come si chiamano. Mi stai dicendo che è l'arma segreta degli Ashina? Sì, chi le beve non può morire completamente. No, perdono del tutto la capacità di morire, le acque del ristoro. Sgorga anche dal sangue del drago, giusto? Sì. Lady Emma, non credo che il sangue del drago sia sacro, per niente. Ok. Tipo una maledizione. Confetto Gokan. Mi puzza di boss, raga. Ok, riposa. Perfetto. Vediamo un attimo. Infatti. Elita Shina, Sez Junsuke. Mosso cazzi. Orca di quella puttana. Ok, noi con l'abilità lì ci abbiamo sbloccata, raga, eh. Aia, va bene. Devo ancora capire come muovermi con sto stronzo. Aia, cazzo! Via! Beh, viene anche un altro, va? Porca troia, sei veloce!
Sì, è velocissimo. Proviamo un'altra volta, raga. Ok, ragazzi, mi sto fortemente pentendo di aver intrapreso il cammino di Sekiro. Allora, per sconfiggere sto stronzo, oltre che tanto a parare non sia mancazzo perché ti leva un fottio di vita, tocca schivare di continuo. Solita tecnica di quella puttana della falena. Giriamo in allora sei stronzo. Tanto ti becca. Noi continuiamo. Ok, vaffanculo. Così di prepotenza. Se no, non ne usciamo. Ora c'è un'altra tecnica più micidiale di quella precedente, che ha una doppia sferzata che ci spacca il culo proprio a tempo zero. Però noi dobbiamo mantenere un contatto ravvicinato, perché se no sto stronzo se ne approfitta. È la distanza che ti fa del male. Ora, però io mi devo riprendere le mie distanze, perché sennò ci spacca il culo. Doppia fiaschetta. La prima devo parare. Bella lì. Stronzo. Stronzo. Grani di rosario. Ne possediamo due. Vaffanculo. Allora, cosa custodivi te, pezzo di merda? Dimmi che imparo ste tecniche, ti prego. Fegato d'anguilla. Farmaco miracoloso capace di respingere i fulmini offerto all'altare del clan Ascina. Riduce notevolmente la quantità di danno ricevuta dagli attacchi con fulmine e l'alterazione di stato folgorazione. Quindi ci stiamo preparando a qualcosa di pesante. Il fulmine è un potere divino e le anguille, seppur piccole, sono imparentate con i draghi. Addirittura, anche i poteri divini si possono contrastare, anche se non per molto. Va bene. Allora, rotolo appeso di una vecchia battaglia, gli spiriti abitavano le terre di Ascina. Il loro fulmine proveniva dagli dei della sorgente e non poteva essere fermato normalmente. Resta lontano da terra e tenta un'inversione del fulmine. Va bene. Inversione del fulmine. Se ti trovi a terra, il tuo corpo viene attraversato da scariche elettriche che ti impediscono di muoverti. Ok. Se vieni colpito a mezz'aria, puoi convogliare il fulmine fuori dal tuo corpo e rifletterlo sul nemico. R1 durante la carica inversione. Ok. Ci stiamo preparando a qualcosa di peso, quindi praticamente in aria R1. Va bene. Magnetite di recupero. Un rampino, raga? Compresse. Ma non è un rampino. Ho visto che c'erano delle scale qua comunque. No, non ci sale. Ah, sono quelli di prima, ok. Sono gli stronzi di prima. Non saprei qua, raga. A parte che anche lì in basso c'è un tipo un lago. Maia. Merda. Come sta il nonno? Lord Ishin. Mi sorprende che sia ancora tra noi. È un miracolo. Dunque è così. Porca troia. Erede divino, lo chiederò di nuovo. Accoglimi nel tuo giuramento immortale. Non posso farlo, Lord Genichiro. La tua vittoria non ha alcun valore. Lui rischierà la sua vita per portarmi a casa. Perché lui è il mio shinobi. Eccoci qua, contro Lord Genichiro. Mio sire, sono venuto per voi. Che ci aveva spaccato anche il culo, nonché amputato un braccio. Questo... ci vorrà un attimo. Non credo, zio.
Un attimo, se vogliamo intendere un attimo, tipo 5 ore di combattimento. Ho capito. Fino a quando tu sarai in vita, il sangue del drago non sarà mai mio. Ok, raga, vediamo un attimino che tecniche c'ha sto stronzo. Penso parecchio pesante. Preparati, Shinobi. Non pensavo che ti avrei rivisto. Anche l'arco, cazzo. È vero. Va bene. Ok, un attimo, distanza. Voglio capire. No. Ok. No. Perché non ci... non riusciamo... ok, non riuscivamo a schivare. Vabbè, già che ci siamo. Quantomeno l'arco è abbastanza lento. Aia. Ok. Porca troia, sei veloce. Ma trovami un nemico non veloce in sto gioco. Resurrezione. Potere del sangue del drago. Allora ti ucciderò tutte le volte che sarà necessario. Ho già sentita questa. Ok, vabbè, proviamo invece a... cazzo lancia? Non capisco. Vabbè, ma... vabbè, ragazzi, è impossibile riuscire a uccidere un boss alla prima... al primo confronto, praticamente impossibile. Bisogna capire che tecniche utilizza e da lì adattarci, perché sennò sti cazzi. Preparati, Shinobi. Ok, ragazzi, riproviamo. Pensavo che ti avrei visto. Allora, unica modifica che ho fatto è aver sostituito il fendente corvino con il fendente turbine, questo qua, che secondo me è il top contro questo boss di merda. Dai. Ok, male che mi ha fatto. No! Pure l'ho schivato. Mi sembrava, raga, o sbaglio. Ma vabbè. Anzi. Non capisco, vuoto. Ah, proprio cambiato direzione del tutto. Aia. Questo un po' l'ho sentito. Dai che... bastardo con questo arco di merda. È un po' diversivo là. È bel top verso come arco. Aia, cazzo. Col calcione no, eh. Non mi prendi a calci, stronzo. Ok. No, no, no. Ho parato. Ok. Non ora che siamo alla fine del primo match, eh. Non fai lo stronzo. Quantomeno ci abbiamo la risurrezione. Non ho ancora finito, Shinobi della rete divino. Cazzo di calcio è potentissimo. Intanto bisogna svegliarlo, perché sembra che si addormenti. Poi lo fa per recuperare, cazzo. Ok. Mi sta mandando malissimo. Questa è potentissima, ma me lo aspettavo. Preferisco spararla, raga, piuttosto che
provare a schivarla, perché se la pigliamo nel muso... No, volevo... Vabbè, niente. Ho sbagliato io. Ok. No! Cazzo. Due boccette le lascio nel caso in cui schiattiamo, raga. Prendo distanza un attimo. Dove cazzo sono? No! Ok. Quel cazzo di arco veramente mi spaventa, lo stronzo. Dai. Cazzo, non riesco a trovare lo spazio per attaccare, raga. Ora. Tempistica è tutto qua. Ok. Bastardo, sei un pezzo di merda. Ok. Facciamo sfogare. Sto stronzo, ma vuoi mollare? Aia. Sei un bastardo. Sei un vero bastardo. Se siamo troppo vicini, sferra la freccia velocissimo. Dai. Svegliati. No. Ah, cazzo. Allora, raga. Guarda come torna subito all'attacco il bastardo. Il potere del sangue del drago. Allora ti ucciderò tutte le volte che sarà necessario. Ok, raga. Concentrazione, perché... perdere adesso è proprio da pellegrini. Bastardo. No! Raga, c'ho il cuore a mille. Ok, dai. Cazzo. Vai a fanculo, stronzo. Ok. Ci siamo? Porca di quella troia. Davvero notevole, shinobi dell'erede divino. Non è finita qua, mi sa. Ma meriti di meglio. Ecco. Perché non servi un altro lord? Che eresia. Eresia, dici? Se mi aiuterà a preservare Ashina? Cazzo, che succede? Sono pronto ad abbracciare qualunque eresia. A portare ogni fardello. Osserva il fulmine di Tomoe. Ok, quello che avevamo letto. Come cazzo era? La schivata? Mi pare con R1. Porca. Ok.
Ok. Non sono mai arrivato qua, ragazzi. Aia. Allora, l'alterazione di stato folgorazione si verifica quando vieni colpito da un fulmine mentre ti trovi a terra. Infligge danni ingenti alla vitalità e stordimento. Se esegui una inversione del fulmine, potrai assorbire il fulmine e rifletterlo verso il nemico. R1 durante la carica, inversione. Ok. Dopo essere stato colpito dal fulmine, a mezz'aria. Un attimo. Cazzo, faccia legge. Essere preservato. Io spero che mi faccia ripartire da qua, perché sennò era bastardo. Ok, ragazzi, giustamente mi sono dovuto ripuffare tutto da capo. Però vediamo di Leonardo dei Maroni, questo cazzo di Lord Genichiro. Tanto abbiamo fatto inversione del fulmine, ottimo. Le tecniche, bene o male, sono le stesse degli altri match, quindi utilizza le stesse identiche tecniche. Questo è un vantaggio per noi. No, merda! Ho schiacciato il salto, non ha saltato, e sti cazzi. Versione, vai così e attacchiamo a bestia, vai. Non molla, eh. Bella lì. Ci siamo, raga, ci siamo, ci siamo. Dai. No, m'ha preso. Cazzo. Vabbè, raga, abbiamo un'altra resurrezione e ci siamo. Non potere posso del sangue del drago. Anche perché... Allora ti ucciderò tutte le volte che sarà necessario. Guarda, levarmelo da parola. Bella lì. Ok. Sti cazzi. Ci ho messo veramente uno stonco, ragazzi. Oh, beh. Scina. Allora, esecuzione Shinobi. Perfetto. Allora, vediamo un attimino. Ricordo Genichiro Ashina. Il ricordo di una battaglia con un formidabile nemico che indugia nella mente del lupo. Prega ad un idolo dello scultore e affronta i ricordi delle battaglie per aumentare permanentemente la tua forza d'attacco. Come stabilito dal codice, il lupo ha giurato di vendicarsi di Genichiro Ashina. Ok. Ninjutsu del fumo di sangue. Tecnica di ninjutsu che tramuta in fumo gli schizzi di sangue di una vittima. Consuma emblemi spiritici con l'uso. Si attiva dopo un colpo mortale alle spalle. La cortina di fumo consente di mantenere l'effetto sorpresa, la lotta per la vita e il pane quotidiano dello shinobi, che trae forza da ogni uccisione. Perfetto. Ok, raga. Le tecniche di ninjutsu sono abilità potenti che puoi usare solo dopo un colpo mortale alle spalle. Le devi assegnare nel menu equipaggiamento ed eseguirle con questi emblemi spiritici. R1 dopo un colpo mortale alle spalle. Tecnica ninjutsu. D'accordo. Di qua si può passare? Sì. Dunque hai trionfato. Non è così? Direi di sì, zia. Meno male. Tu sei... Non sono qui per combattere. Shinobi dell'erede divino. Che succede? Lord Genichiro. E che cazzo? Quelle sono le acque del ristoro. Ashina, questa terra è tutto per me. Per il suo bene. Rinuncerò alla mia umanità. Vabbè, sti cazzi, zio. Dobbiamo riaffrontarlo. Resurrezione. Sì. Senza dubbio. Addio. Rincontreremo sicuramente in futuro. Sto merda. Va bene, se è data gambe. Comunque l'importante è essercelo levato dai maroni. Almeno andiamo avanti, ragazzi. Ma aveva un attimino bloccato la situazione. Ok, raga, direi che ci possiamo stoppare qua. Sulla destra abbiamo l'idolo dello scultore. Direi di sbloccarlo. Trovato idolo.
Facciamo anche, miglioriamo la forza d'attacco prima di salutarci, ragazzi, tanto bene o male ci serve. Affronta il ricordo di Genichiro Ashina. Allora, il ricordo di una battaglia con un formidabile nemico, anche se distanti, il riaffiorare di memorie del genere ha dato forza al lupo. Di umili origini, Genichiro è stato accolto dagli Ashina dopo la morte della madre. Con il paese sull'orlo della sconfitta, Genichiro imparò le arti eretiche e padroneggiò il fulmine di Tomeo. Simile eresia potrebbe salvare Ashina. Ok. La forza d'attacco è stata migliorata. Poi vediamo le abilità in seguito, ragazzi. A parte che abbiamo un punto, possiamo fare una mazza. Abbiamo giusto un punto esperienza. D'accordo, ragazzi, direi che ci possiamo stoppare qua. Questo è un gioco che ti porta via davvero tantissimo tempo e bisogna dedicarcisi parecchio, veramente parecchio. Infatti per questo che non sono riuscito a postare con frequenza in questi ultimi giorni, perché ero davvero in maniera abnorme bloccato contro Genichiro. Finalmente ci siamo levati dai balotti e possiamo andare avanti. Sicuramente procederemo, andremo a parlare con la tizia qua e andremo a recuperare quantomeno l'erede divino. D'accordo, ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e ci vediamo al prossimo video. Ciao!